Benvenuti, buonasera, siamo qui ritrovati nuovamente al Casolare questa sera. Vedete quanti bei baldi giovani ho al mio fianco? Praticamente loro sono qui, sono ospiti al Casolare, non solo oggi ma sempre, perché il Casolare è ufficialmente partner della Salernitana, quindi conosciamoli. Ciao! Ciao! Come ci troviamo prima di tutto qui al Casolare? Sì, sì, si sta bene, si mangia bene e si dorme. Ti fanno bene. Mangiare? Sì, sì. Ecco, tanto. Questo è l'importante, ti fanno dormire. Sì, sì. Ecco, vedi? Perché sennò come li facevamo ad avere così riposati? Siete giovanissimi, ricordami il tuo nome. Rosario. Nicola. Giovanissimi ragazzi, non voglio dire la loro età perché io mi sento un po' vecchia quando dico la loro età, quindi io vado avanti. Va bene. Parliamo dei vostri ruoli calcistici perché mi incuriosisce. Io sono un attaccante centrale. Perfetto. Io ho un portiere. E invece quando si tratta di formazione, tu che sei? Attaccante. Si vede, c'ha la faccia dell'attaccante. Quando si tratta di formazione, quale pensi sia il tuo ruolo migliore? Cioè, l'attaccante sta solo all'attacco o si può dire anche sta più a centrocampo, sta più avanti, sta più per un ignorante come me? Bisogna anche aiutare la squadra. Quindi insomma non attaccare difendere. Diciamo che questi aspetti tecnici io li posso anche tralasciare perché non sono molto ferrata. Parliamo del mister, come va col mister? Il mister ci sta facendo crescere veramente incredibilmente. È un migliore quasi in tutto, no quasi in tutto, tecnicamente, tatticamente, come persona mi sta facendo quasi da padre perché... Questo è davvero meraviglioso perché del resto questa è la dimostrazione che anche in questi ambienti si cresce, perché del resto per prenderli così giovani devono crescere, no? Li crescono letteralmente, crescete, siete una squadra, ma in realtà è come stare trascolari, no? Trascolari sì, sì. In famiglia, è un tutt'uno. Cioè sì, un po' sì, tutto. Siamo una famiglia che cerca di crescere ogni giorno di più e migliorare sempre di più. Esatto, del resto voglio dire la missione ultima è vincere. Sì, sempre. Sempre e comunque, questo è l'importante. L'obiettivo questo. Ma è un po' severo a tratti il mister? No. I mister non devono essere un po' severi, un po' sai, bacchettare, ma non in modo cattivo, perché è giusto magari alle volte. Su per giù, non severo, è cioè, giusto, è giusto. Ma quando urla quando deve urlare. Urla quando deve urlare. Questo è bello, perché un allievo, tra virgolette, che capisca che l'insegnante fa così perché è giusto, è molto importante, molto importante. Ma andiamo avanti, quindi insomma io vi faccio un grande in bocca al lupo in generale per questo periodo. Penso si possa fare, porta male, no, io lo faccio. Sono una di voi, insomma, sono una di voi. E un altro appunto sul Casolare vorrei fare con te. Come si prende il sole al Casolare? Perché c'è anche la terrazza. È bellissimo. Si prende bene il sì, sole sì. In terrazza. Adesso la piscina è un po' gelida. Però... Vabbè, quello ti capisco un po' dappertutto. Però del resto, visto dove siamo, in quattro passi e si arriva giù in centro e ci si fa un bagno come si deve, anche giù da noi a Salerno. E a te al Casolare tutto bene o... No, mi trovo benissimo con i due proprietari che... Ci sopportano. No, perché stasera vi ho visti un po' lì moggi. Ogni tanto vi portano giù per uscire. Perché prima a sentire Francesco ci diceva: no, io poi gli faccio fare la camminata, se il pellegrinaggio. Ma quasi quasi. Anche a Paolo. Seduta spirituale. Seduta spirituale. No, vabbè, va bene così. Sì, sì. Siamo qua per fare calcio e basta. Esatto, bravissimo, questo è quello che bisogna ricordare. Noi siamo qui per fare calcio e noi qui invece al Casolare ci siamo per farvi divertire e farvi mangiare bene, quindi guardiamo. Picture is restored. Let me-
herself, I treat her. She's strutting like a diva. Got a glam squad for her features. I got approval from all my peoples. Is she the one? Is she a keeper? Cause you never know about love, baby. Must be messing with them lanes, baby. I could be what they aim, baby. Get a taste of this fame, baby, baby. Oh no, not me. Not me. I never cheat, not me. Don't get left all alone. I think you got me alone. Sì, sì. Come sì? Vedi, subito lui si pronuncia. Gli ha chiesto il numero di telefono. Questa è la seconda, terza volta che fa l'intervista. Già ci vuole dire il suo numero di telefono, ma questo Carmine, come dobbiamo fare? Emanuela. No, beh, gliel'ha dato. No, non me l'ha dato. No, tu gliel'hai dato. Io non gliel'ho dato. Fai vedere, le ha puntato sulla mano, fai vedere dove le segna. Gli ha dato il pizzino, ho visto. Gli ha dato il pizzino. L'abbiamo nascosto. Parliamo di cose importantissime, a parte che tra un po' con te parlerò della Salernitana e quant'altro, insomma, cioè dei ragazzoni qua, ma dimmi. Voglio sapere la ristorazione, parliamo della ristorazione. Allora, qui da noi al Casolare potete venirci a trovare per qualsiasi tipo di festa, a partire da battesimo, compleanno, laurea, qualsiasi cosa che vogliate festeggiare, veniteci a trovare. Cosa? Anche i funerali, certo, noi li facciamo all'americana con un mega buffet. Certo, quindi qualsiasi cosa siamo noi qua. Noi mettiamo il tappeto nero, quello magari ad Halloween, poi ne parliamo dopo. Certo, che adesso la prossima festa è più importante. Una bella zucca, ci mettiamo tutti la zucca in testa. Tante zucche. Comunque, ristorazione è una cosa che soprattutto farei un appunto, è la buona ristorazione, perché vabbè, a parte il nostro Enzo Pellegrino che ormai lui è innamorato dei nostri fritti e esatto. Della... Come arriva la friggitoria? Perché Enzo piacciono le patate, fritti. È uno che se ne intende lui. È un intenditore. No, niente, sono vedere, pulito. Sì. È pulito, è imparato. Ravatta, vedete, non ha nessun tipo di sciarpa. Tu? No, io sono a posto. No, perché tu tieni un bottone in più, lui ha qualcosa da nascondere. Vabbè, comunque la qualità della ristorazione, anche fosse un semplice pollo con insalata come quello che ho mangiato io stasera, sempre buono. Sì, noi cerchiamo di curare tutta la ristorazione in genere, sia per quanto riguarda i prodotti, sia per quanto riguarda anche il servizio e tutto quanto, a partire dalla pizza fino a qualsiasi piatto che vogliate assaggiare, come possono essere degli antipasti, dei primi, abbiamo tante tipologie di secondi, con tante scelte di carne e anche pesce. Perfetto, allora tra non molto daremo anche l'info line. It's summer here, it's summer here. The summer wind brought us peace. When I find you, give me your kiss. Tonight we'll feel the summer dreams. The sun is so bright. The sun is so bright. The sun is so bright. So bright, the summer base, base, the summer base. I can see the sunlight surfing on the waves. The summer base, base, the summer base. I can feel the summer base, my holiday. The summer base, base, the summer base. I can see the sunlight surfing on the waves. The summer base. Summer base, I can feel the summer base, it's my holiday. Ma prima voglio parlare con te dei Porta Fortuna, perché da quant'è che è arrivata qui la Salernitana? È arrivata da martedì. Bene. Oggi,
Enzo ci ha invitato a vedere la partita e la Salernitana ha vinto 2-0. Ma voi portate fortuna allora! Secondo me quello è un contagio, perché arriva stessinotte, porta fortuna qui al Casolare e il Casolare lo porta alla Salernitana. È contagioso la fortuna. E poi ritorna indietro. Ma infatti, sempre per lo stesso ragionamento, Carmine ha preso subito il numero di telefono di Manuel. E mi sembra giusto. E poi facciamo la distribuzione stasera. Certo. Pizzini per tutti stasera. Comunque, questi ragazzi come me li tratti? Me li tratti bene? Io li vedo contenti, sì, li vedo soddisfatti. Sembrano i nostri figli, cioè li andiamo a prendere, li facciamo mangiare, quella. Ma infatti perché poi, anche perché poi vanno anche a scuola. Cioè, belli. Li sveglia. No, è certo, te credo, io manco mi svegliavo a 16 anni. No, la mattina... Chi è che li sveglia di voi? Tu col bacetto? No, senza... E tu col caffè? No, al massimo con una botta in testa, però alle 7:15 andiamo a svegliare. Una botta in testa? Sì. Ma il mister è d'accordo? L'ha detto lui come fare? Sono tutte direttive del mister. Sì, sarà d'accordo il mister, perfetto. E cos'altro? L'alimentazione, hanno la loro alimentazione rigida, quindi mi raccomando, voi non li fate bere. No. Non bevo, non mangio pizza, nulla. Solo... Niente, solo... No, proprio niente. Poverini, proprio a stecchetto. Poi dato che stanno lontani dal centro, stanno anche in ritiro spirituale, però stasera ce l'ha rovinato Emanuela, perché i ragazzi non possono vedere donne. Non le possono vedere? No. Mamma, poverini, però guarda, ma questo è un martirio. Sì, infatti stanno qui in ritiro spirituale. Effettivamente! No, vabbè, ma voi provvedete sì. Per loro, dai, ci siete voi a rallegrarli. Sì. Voi ogni tanto vi travestite? Sì. Ecco. Questa è una bella pubblicità. Qui ci travestiamo. Qui ci travestiamo. Ah, ad Halloween, lì che volevo arrivare. Sì. Ci leghiamo ad Halloween subito, è giusto. E quindi ad Halloween facciamo una grande festa, una grande cena, che c'è musica dal vivo, cosa c'è? Sì, abbiamo i Radio Spia e poi abbiamo un DJ set molto simpatico, che secondo me sarà una bella serata. Abbiamo messo in palio un viaggio per la maschera più bella, e dovete venire ad Halloween. Senti, ma io stavo ripensando un attimo però ad una cosa, lo so, Halloween è importantissima, quindi mi raccomando non ve lo dimenticate, però mi è venuto in mente anche un'altra cosa, ma tra un po' vi trovate un raduno di quindicenni qui di fronte, tutte quante che arrivano per i calciatori sedicenni, sì. È fantastico, il tutto grazie a noi che ve l'abbiamo appena detto, a Casolare. Come è arrivata Manuela? Con il microfono, gli hanno detto, signora, no, non ci fate l'intervista. Ma signora di che? Vabbè, no, la mamma non posso essere, perché avrei dovuto farli fin troppo giovani, però vabbè. Mi è un po' turbata questa cosa, passiamo all'infoline. Allora, il nostro sito internet è www.agriturismoilcasolare.it, mentre il numero di telefono 089-56-8082. Noi vi aspettiamo tutte le sere, a parte la domenica, a pranzo. Yes. Ma come sono preparata. Preparatissima. Anni e anni di duro lavoro, ragazzi. Sì. Durissimo questo lavoro. Come raggiungerci? Faccio io? Vai. Facciamo le indicazioni stradale, però le indicazioni viventi. Allora, vi dice quando andare dritto a destra e a sinistra e noi cerchiamo di fare la simulazione. Vieni con me, Carmine, a seconda. Vai. Tu fai il navigatore. Allora, uscite a Baronissi. Adesso a sinistra. A sinistra. Poi ancora. Poi veloce. Un chilometro e mezzo sulla... Un chilometro e mezzo. Poi sulla... Allora, sulla nazionale. Sull'accordo autostradale. Anulare, sì. Sull'anulare. Girate, comunque... Comunque è più facile, seguite le indicazioni, che è meglio. Vabbè, il telefono suona, rispondi, dai. Ci vediamo al Casolare, diciamo alla ragazza che è in diretta. Ma io rispondo solo alle donne, agli uomini. Valeria? Sì. Valeria, sei in diretta? No, Valeria, no. Non si fa. Valeria, sappi che eri quasi in diretta. È pericoloso. Sarà un avvocato? Sì. Divorzista? Sì. Sicuramente. Se rispondiamo. Ciao ragazzi. Dopo mezzanotte. Ci vediamo al Casolare. Dove siamo? Pellezzano. Pellezzano. Sul raccordo anulare. Sul raccordo anulare di Pellezzano.